tutti ragazzi, sono Sergio Adene, bentornati sul mio canale. Oggi sono in differita perché l'iPhone 8 mi ha fatto uno scherzettino decidendo di non di cancellarmi così il video della facecam mentre lo stavo copiando nel computer, quindi ragazzi si rifà in differita. Allora, Totten a Liverpool, avevo detto che sarei tornato, però su PES, perché non sembrerebbe, però è più facile e più divertente giocare su PES invece che su FIFA, perché su FIFA se fai gli spostamenti devi fare con gli overall di quando FIFA è uscito, quindi a settembre, quindi Bonucci 88, l'hanno upgradato 86 e quindi si trasferirebbe 88. Su PES invece ho aggiornato le maglie, quella del Liverpool non si può aggiornare perché è con la licenza, mentre quella del Tottenham sì. E ho fatto i trasferimenti. Ho aggiornato tutti gli overall a PES 2019 e tutto funziona benissimo. Il sondaggio l'ha vinto il Liverpool, è stato un po' combattuto all'inizio, però l'ha vinto il Liverpool. Anche se non è PES 2019, c'è forse un discorso di grafica nel mezzo, però alla fine si gioca come se si giocasse su PES 2019, perché PES è un gioco che porto poco e gioco poco, e non sarebbe, diciamo, consono spendere il cifrone per tutti gli anni per giocare a un gioco a cui gioco meno, perché io gioco principalmente a FIFA, però non denigro PES perché comunque fa certe cose che su FIFA non si possono fare. Poi FIFA fa altre cose che su PES non si possono fare, che fa prevalere. Allora, guardiamo qua. Come avete visto, non ha... dico lo schema, ma in realtà qua in basso. Ha la licenza il Liverpool, quindi utilizziamo le maglie di due anni fa, mentre, guardate qua, ho aggiornato pienamente le maglie del Tottenham. Sono quelle di quest'anno, a parte quelle righine bianche che non so come mai vengano così. Guardiamo la formazione di Liverpool, noi abbiamo Alisson in porta, Robertson a sinistra, Van Dijk 77, scusate 87, Matip e Klein in difesa, Keita, Fabinho e Milner a centrocampo, che insomma sono dei buoni giocatori, e poi il trio delle meraviglie. Mané 82, Firmino 86 e Salah addirittura 90. Abbiamo dovuto lasciare in panchina Shaqiri, Oxlade Chamberlain, Wijnaldum, Henderson, Lallana, Sturridge, insomma giocatori che... di certo non è la prima volta che giocano a pallone, mentre Lloris, Rose, Vertonghen, Adebayor, Pippen, Wanyama, Dembélé, Hominson, Lucas Moura, Eriksen e Kane formano il Tottenham. Giochiamo una partita da 10 minuti, perché sapete che su FIFA le partite sono veramente corte, e scusate, su PES le partite sono veramente corte, mentre su FIFA una partita di 5 minuti deve durare in realtà quasi mezz'ora, qua in realtà no. Tanto sto guardando se ci fosse stato uno stadio più simile o al Waterley nuovo o al a Wembley, però non l'ho trovato, quindi si giocherà allo stadio che ha deciso, diciamo, di darci PES. È vero, noi abbiamo un attaccante 90 che sarà, che ha fatto un anno passato veramente micidiale, però loro comunque hanno Eriksen e Kane, che sono 87 tutti e due, insomma, molto pericolosi. I difensori centrali non sono da sottovalutare, come neanche io. Eccoci qua, chiamato White Hart Lane, credo sia lo stage del Sagittaire, si chiami, una cosa del genere. E ragazzi, guardate la grafica. Io la grafica ho sempre detto, da quando ho aperto il canale, che PES sulla grafica dominava in lungo e in largo. Eccoli qua, i 22. Giocheranno appunto sabato 15 settembre alle 13, mi sembra, della partita. Abbiamo dovuto anche cambiare il font, perché l'ha cambiato l'anno scorso, è venuto un nuovo font la Premier League, quindi abbiamo dovuto cambiare anche quelli. Ecco qua, devo fare molta attenzione soprattutto a Hong Min-son, che dal mondiale insomma non ha giocato tutto mondiale, anche se purtroppo la sua carriera è andata fuori, però sempre un giocatore che mi è sempre piaciuto. Eccoli qua, sul pallone, ha fatto anche meglio l'erba.
E niente, iniziamo. Non credo che finirà come FIFA, cioè, so già com'è finita, però non vi spoilerò proprio niente. Prima di Harry Kane sulla sinistra, ci ha messo Green su di lui e però gli ruba benissimo la palla Matip e può ripartire libero. Sarà vede Firmino. Che aspetta, aspetta, sarà. Eccolo. C'è Klein che può prendere la palla. Klein va al cross Firmino. Sembrava l'avesse toccata Alderweireld, in realtà la palla ha tirato veramente una mina di testa Firmino. Mina di Firmino. E la palla va fuori. C'è una Firmino qui sgambettato, la punizione. E qua ho veramente sbagliato a mandargliela nelle braccia di Hugo Lloris. E allora c'è il rilancio del portiere francese. Maledetto per Firmino, 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 controlla. Un po' sporco, poi se l'arriva prima di Son. Mette dentro per Klein che va al cross, però c'è ancora Vertonghen a spazzare. Quindi Lucas Moura. Ancora Firmino sulla sinistra che va al cross, ancora Alderweireld. Ma è finita Milner. Milner si perde e la palla rimane. Treppiedi non è finita, ancora Fabinho che mette dentro per Firmino che fa anche un buon tiro però c'è la parata di Hugo Lloris e allora si riparte a Lucas Moura. Fabinho vede Firmino però troppo lunga, troppo lunga. E allora riparte la difesa. Fa dentro per Firmino, Firmino, Firmino può concludere la botta e qua ha sbagliato veramente il gol, credo più semplice finora da fare. Perché a volte, come succede a FIFA, anche PES gli viene in mente di calciare col sinistro quando basta un piatto destro per trafiggere il portiere. E niente. Milner per Salah, vede Firmino, gliela dà. No, Mané, no, Firmino, Mané. E c'è questo calcio d'angolo adesso. Stiamo veramente provando a scagliare la porta di Hugo Lloris, però. Adesso il portiere francese l'ha nettamente alla meglio, ora va Lucas, no, Milner dalla bandiera perché ha detto Moura. Il cross però c'è Firmino che non riesce a prenderla. Era di nuovo Harry Kane. Ce la sarà, ancora sarà. Sul fondo e calcia direttamente fuori. Pensato un po' sarà. Dove ha tirato quella palla lì? Sarà, dove ha tirato quella palla là? Mettiamola sul ride, ragazzi. Cioè, il rinvio. C'è la Mané che recupera bene palla. Mané rientra, tira a giro. Troppo, troppo debole per poter impensierire Lloris. Ora si riparte da Ong Min Song che perde palla, però la recupera poi. Mi sembra sia stato Wanyama. La palla rimane di calcio di punizione. E allora va Keita. Klein, vede Salah. Però Klein fa da solo. Ecco, la palla per Firmino. Firmino però deve tornare indietro da Fabinho. Klein, Salah, ha chiuso benissimo questa azione, palla dentro e c'è Mané! Mané! C'è Sadio Mané! C'è Sadio Mané! 1-0 a proprio lo scadere del primo tempo. Però Mané riesce a portare in vantaggio le Furie Rosse. Le Furie Rosse di testa, colui che ne ha fatti di Champions. Riuscì a pareggiare conti nonostante evidenti difficoltà del Liverpool. Io simpatizzavo per il Real in quel momento, però. Vabbè. Però Sadio Mané, 48esimo, riesce. 48esimo perché. Insomma, recupero. Riesce a portare in vantaggio le Furie Rosse e quindi. Si va a riposo. Su 1-0, 9 tiri in porta, 5 e 0. 0 e 0 per loro. Si va col secondo tempo. La palla per Fabinho e poi per Salah, che la perde subito. Palla profonda per Kane. C'è Matip. Kane passa come un coltello sul, nel muro del sinistro palo. E Moura, per fortuna, ha i due piedi sinistri. E la manda fuori. E così. Però diciamo la prima volta che. In sostanza è la prima volta che inquadrano Alisson, perché finora abbiamo strettamente dominato, praticamente dominato noi con Liverpool. Adesso c'è subito questo recupero di Firmino per Mané,
permane che va a giro e prende un palo clamorosissimo, poi la mette in mezzo e Lloris veramente qua era più facile più facile farlo che sbagliarlo, però vabbè, è il secondo palo, 1-1, palla al centro, insomma è un palo a testa, secondo palo un palo a testa. Allora, questo lancio per Moura, c'è Robertson che lo tiene benissimo, però c'è un pallino, c'è un pallino da trippia, va dentro, però bravissimo ma tipo non è finita, e poi grandissimo spazzare Adelvaire, perde la palla, Milner, profondità, ancora Milner, la passa a Salah, a Salah per il 2-0. In ginocchia e bacia il terreno, è stato esultanza di Salah, molto rispettoso, religioso da quel che so, il giocatore egiziano. Guardate qua come ha perso palla Alderweireld, l'ha persa veramente malissimo. Milner poi per Salah che fa posizione regolare al limite, ma il gol di prima proprio posizione regolare al limite e insacca. Era più facile fare il gol di il secondo gol di Mané e questo qui, però Salah per ora mentre la partita diciamo molto indecisa per Liverpool, però mai scopizzi troppo, mai di regatto più grande nel sacco, date le nostre esperienze a FIFA. Attenzione a Kane, Klein e poi Firmino, la Matip, poi Firmino, ragazzi, e Fabinho stanno veramente arginando come non mai. E attenzione a questa palla per Firmino, ribaltamento, 3-0, game set match. Veramente sono arrivati ad un palo e un gol di Lucas Moura sbagliato a porta vuota al pareggio in 5 minuti, sono stati proprio distrutti. Povero Tottenham. Questo lancio di Keita credo perfetto, anche con la posizione regolare, tutto al limite del fuorigioco e destro qui che Firmino non è Mané con la posizione di tiro. Firmino è più tiratore, Mané è più velocista, più crossatore, e infatti qua non ha sbagliato l'attaccante brasiliano. 3-0, siamo ancora al 64esimo, ragazzi, c'è ancora una vita davanti. Salah, Keita, ancora Salah sulla destra, siamo al 70esimo, la mette dentro Mané che ha già fatto una testa, non credo di farcela fare il secondo. Keita forse con una mano, però si prosegue. Robertson va al cross murato, però, e allora si riparte da Kane Van Dijk, no, si riparte da Matip, che ha variato da Alisson, che con la sua traiettoria bassa ributta su. Ma questa palla per Son, che è sulla sinistra, Son se ne va, dribbla tutti, Son, Eriksen che calcia al destro e un altro palo, però è fuori gioco, miracolo di Alisson, prima parata in tutta la partita. Poi vabbè, Son ha preso il palo ma era nettamente fuori gioco, cosa che siamo usciti ad evitare noi, 3 gol. E quindi si parte da Klein, 78esimo, ragazzi, come la partita posso dire che si possa anche considerare chiusa. E ancora una palla per Mané, 80esimo, non finisce la sedia, Mané va al cross, però sono attenti i difensori del Tottenham e poi libera, credo Wanyama ancora e Van Dijk, Robertson ancora, ormai si vive di cross, Robertson dentro, ancora Wanyama, perché una scarpata in faccia verso Firmino, però ormai tutto sta andando normale, partita senza discussione. Attenzione a Salah che va col destro fuori di così la palla di Salah, magari era purissimo, però non è da qua su. Abbiamo avuto la sensazione che potesse anche essere un potenziale gol, ma l'86esimo ormai perde palla pure al dell'altro, ma ci sia ben poco da dire. Salah vede Firmino si gira, Keita, Salah dentro Mané, troppo forte, troppo lunga, troppo alta per Mané che detto non è un tiratore, e danno con due la mela per Son e Moura. Allora facciamo anche cammino che non abbiamo ancora fatto questa partita qui e ormai
Inserisco Shaqiri per Salah, Lovren per Matip e fa entrare anche Henderson per Fabinho. Lo fa entrare Wijnaldum, però Wijnaldum, però ha detto Wijnaldum, però ho deciso di far entrare Henderson, che comunque non mi è dispiaciuto col mondiale e ci abbiamo giocato con l'Inghilterra. Roberto Firmino, siamo in recupero. Mané, Mané, la mette dentro per Shaqiri che Occasione da posizione davvero si trova un altro pericolosa. gol alla Mané da fare e lo sbaglia fuori. Non mi dispiacerebbe, ragazzi, fare anche il quarto, però so che poi il pronostico potrebbe andare veramente improbabile. 3-0, già 3-0. Arriva Shaqiri, Però ecco, passaggio non nascondo che intercettato. non mi dispiacerebbe. Ormai manca ancora un minuto. Ovviamente il Tottenham ci prova. 94 Jordan Henderson adesso, ultima difende a un azione, passo dalla tre Shaqiri. quarti. Dentro, Firmino, Shaqiri, Attenzione, sinistro, Shaqiri. palo, Mané, Roberto crossa, Rossi, Firmino, Roberto Firmino. 4-0. Freccia il gol. Potevo stare zitto, però. Ho detto, non mi Sembra che dispiacerebbe Firmino farlo, volesse però. fermare. Bello il cross, ottima conclusione. Se Ottimo sviluppo di guardate la carriera intesa. di Salvatore Rosa Shaqiri, Spruzzi, Icardi. vince tipo 12-0 Attenzione, con il l'Italia. pallone E era gli perfetto. faccio 4 io Liverpool con in Liverpool avanti. contro il Tottenham. Liverpool, primo. Liverpool, primo, cioè. Tottenham tra le prime, ma non primo insieme a Chelsea e Watford. E qui veramente Firmino mette sentenza, ora batteranno e fischierà Rilancio nel l'arbitro. tempo. Quinta giornata di Premier League Concludono la partita in finisce difficoltà. con un Palla in secchissimo spesso, 4-0. rimbalzo anche spesso. La difesa avversaria in Reti prevalenza. Abbiamo assistito di oggi a un buon Sané, lavoro e d'attacco. magari Difesa alta, Mané. squadra molto corta. Sarà Questo ha permesso di aggredire Firmino l'avversario e e Firmino. una volta riconquistata palla, ripartire con grande Ragazzi, vantaggio. adesso vi dico che vabbè, a parte che sono differita, però vabbè. Cerco di raccontarvela come se stessi giocando adesso. Però devo veramente ammettere che giocare qui mi sono divertito molto di più che giocare su FIFA. Perché sai che cioè, su FIFA ti diverti. Comunque, l'improbabilità è bella, ma l'improbabilità è bella fino a un certo punto. Perché poi cadi nell'assurdo. Cioè, tipo, fai 10 e te ne importa. Gli avversari 0, primo tiro in porta, ti pareggiano 1, la partita finisce così, se no anche a volte perdi. Invece qua me la sono presa con calma, rilassato, non ho forzato tanto e avete visto che è filata liscissima. Detto questo ragazzi, io vi inviterei a lasciare un like e iscrivervi, che poi ci sono ancora due pronostici che vi devo portare di questa domenica. Il prossimo sarà di Serie A. Sarà di Serie A il prossimo, quindi non staccate, non cambiate canale, non fate niente ragazzi. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi, grazie alla visione e al prossimo pronostico che sarà di Serie A. Non vi dico poi quale partita lo vedremo.